Allora, siamo tutti bene oggi. Grande. Allora, questo è il grammofono, un grammofono. Allora, questo è sparito dopo. Ah, il mio camera penso è sparito. Allora, questo è il grammofono fatto con la scatola di scarpe. E dentro l'ho preso. No, dai, c'è un bicchiere bucato, tagliato a metà, attaccato con la gola, potete usare quello a caso, oppure l'attack. Sopra la scatola ho fatto un buco in corrispondenza del buco del bicchiere, che andrà attaccato il nostro piatto per il disco. Ok? Allora, partiamo subito con le cose tecniche. Ho attaccato, per fare il braccetto della puntina, ho messo un vasetto di ceramica e l'ho attaccato a un motorino che potete prendere anche nelle macchinette telecomandate, l'ho attaccato dentro, al contrario, e poi l'ho attaccato alla scatola. Poi sopra ho attaccato con sempre una colla una spicella di legno, potete usare anche gli stuzzicadenti per gli spiedini. E ho attaccato un bicchiere normale, quello di carta. Poi dall'altra parte ho attaccato una cannuccia che va a finire in un buco dentro al bicchiere e poi esce fuori con un altro snodo delle cannucce. Poi ho messo i piatti, ho tagliato il contorno e ho preso un pezzo di plastica, l'ho incollato e così fa il fermapuntina. Allora, io rido molto. Allora, no. La puntina io l'ho messa qui con un pezzo di cartone e un po' di scotch. La puntina adesso io ho preso un ago per cucire manualmente. Ho fatto due bei fori e ce lo metto dentro, in questo modo. Due fori nella cannuccia, quella con lo snodo, in modo che può seguire meglio le righe del disco. Importante mettere l'ago piegato, un pochino piegato, certo, perché sennò si mette tutto al disco. Allora, poi le cose più importanti, prendete un piattino di carta e ci tagliate più o meno un disco, prendete la forma della parte di carta e ci fate più o meno la forma con la plastica del piattino di carta. Poi sopra ci mettete una colla gommosa in modo che non scivola il disco. Poi mettete al centro un bello stuzzicadente con una cannuccia. E poi in questa cannuccia ci mettete un altro pezzo di stuzzicadente più o meno grande 5 cm. Poi vedrete a cosa serve. Per montarlo basta solo mettere la puntina che l'abbiamo già messa. Poi mettiamo questo dentro al bicchiere, perché sotto c'è il bicchiere, quindi e poi in modo che gira. Poi per non far scivolare il disco ci mettiamo una bustina tagliata, anche quelle per il freezer, la mettiamo sopra con un buco. E è pronto per mettere il disco, quindi mettiamo più un disco, metto sopra. Ovviamente questo è un modello da perfezionare. Certo, questa è solo una prova. E viene questa visuale. Ora, per far girare il disco dovete mettere sempre un pezzo di stuzzicadenti dentro una cannuccia. Mettete l'ultima parte e tagliate ugualmente l'altra parte, quella più lunga, in modo che ci vada con lo snodo nello stuzzicadente che andrà dentro la cannuccia, in questo caso, perché così non avete problemi di spine che possono uscire dal legno. Poi per fare l'ultimo ritocco mettete più o meno al centro dello snodo, lo mandate dentro ai stuzzicadenti. Poi prendete un fermo, io ho preso questo giochetto che è un manubrio di una nave di plastica per chiudere al di sopra di queste
questi due spuntoni di legno. In questo modo è molto fermo la parte di plastica e di legno dove noi andremo a girare il disco. In questo momento è pronto il giradischi. Questo è un modello che potete fare a casa con ingredienti semplici e genuini. Io amo scherzare. No, potete trovare perché è una scatola di scarpe, quindi per gli appassionati di vinile. Allora, in questo caso è pronto. Mettete la puntina, che in questo caso è il lago, come potete vedere, cameraman, glielo vuoi far vedere. Mettete la puntina sul disco e il gioco è fatto. Poi prendete un vostro dito, quello che vedete, oppure potete fare con la mano così, ma io preferisco farlo normalmente. Ovviamente non si sente perfettamente perché questo è fatto in casa e le vibrazioni vengono direttamente dal bicchiere. Adesso, cameraman, lo vuoi posizionare il microfono vicino. Ok, vai. Ok, io adesso comincio a girare la parte di cannuccia che è stata messa sopra il disco. Vai. Adesso comincio a girare e il disco piano piano prenderà velocità. Sì, e tra poco sentite la musica. Ovviamente non si sente molto bene perché è proprio questo il bello farlo a mano, certo, e poi continua sempre a girare. Adesso sentirete perché se la musica è bassa. Cioè, in pratica si sente più il rumore del coso che gira che... No, questa non è una fregatura come pensare, però non è, vedete, in questi casi... Torna anche indietro, è automatico, guardate. Mettilo vicino, cameraman. Torna anche indietro. Metti il microfono vicino. Vabbè, insomma, è un'invenzione un po' strana, però è comunque qualcosa di... Comunque, se lo rimettete così... Molto simpatico come invenzione. La potete mettere all'inizio... Ecco alcune modifiche che potete apportare, anche perché questo è solo un prototipo. Mettilo vicino, così possono... La cosa più importante è questo braccetto, che è molto scorrevole. In modo che può... In modo che la puntina segue bene il disco. E poi alcune modifiche che penso dovrebbero essere apportate è riempire questi buchetti di colla in modo che il bicchiere non fa questo rumore di plastica. Adesso io vi saluto. No, prima vi faccio vedere come si smonta. Ah. No, perché io sono un tipo molto paziente. Allora, questo per smontare è molto facile, basta fare le cose inverse. Levate prima di tutto la puntina dal disco e la mettete più o meno a questa distanza. Poi prendete il fermo che avete messo e lo togliete dal supporto. Poi togliete il nostro braccetto e potete in questo modo togliere il disco. E adesso una cosa che... Aspettate. Poi questo... Bello, sanno come si smonta, non se ne occupa. Questo qui lo togliete e il lago lo potete rimettere dove volete. Io l'ho messo qui a questo supporto di cartone, lo mettete dentro in modo che non vi fate male se lo dovete trasportare o dovete fare qualche altra cosa. E a questo punto è fatto, basta che voi rimettete il pezzo di cannuccia dove sta la puntina su questo supporto di plastica, in questo modo. E poi?
E il giradischi si può portare ovunque, in Italia. Ma che cosa sta dentro al giradischi? Non l'abbiamo già detto questo. Sorpresa.